Un saluto cari amici di Extreme Hardware, in questo video faremo una breve recensione di un case prodotto da Silverstone. Parliamo di un case destinato all'utilizzo NAS piuttosto che Media Center, quindi dimensioni contenute e tanta possibilità di storage. Parliamo di un case SFF, quindi Small Form Factor, e parliamo del Silverstone, eccolo qua. Del Silverstone DS380, dotato di 8 hot swap drive disk bay e quindi la possibilità di installare 8 hard disk a caldo e rimuoverli, più altre 4 all'interno del case fissi, quindi parliamo di 12 drive installabili. Ha la possibilità di montare anche un impianto a liquido con radiatore da 12 centimetri, quindi 120 mm, e inoltre è già dotato di numerose ventole al suo interno e anche del supporto USB 3 sul frontale. Andiamo dunque a vedere, togliendolo dalla scatola ovviamente, quali sono le caratteristiche. Vi dico subito che questa sarà una mini recensione, quindi non sarà una recensione completa, che potrete trovare all'indirizzo qua nella descrizione sotto il video. Vi consiglio appunto di commentare il video, dire cosa ne pensate, iscrivervi al nostro canale e anche al nostro portale extremehardware.com per poter partecipare ai numerosi contest che abbiamo attivi e anche per dare un occhio magari ai nostri articoli e vedere se c'è qualcosa che vi può interessare. Detto questo, passiamo alla recensione di questo prodotto. Bene, prima di andare a descrivere tutte le varie caratteristiche e dare un occhio ravvicinato al Silverstone DS 380, vediamo un attimo che cosa troviamo all'interno della confezione nel quale è contenuto. Allora, troviamo in primis un Deplian di Silverstone con illustrati vari prodotti dell'azienda, dagli alimentatori a appunto i case e quant'altro. Poi mettiamo da parte pian piano tutta la roba che andiamo a descrivere. C'è una busta all'interno con all'interno un manuale di istruzioni per l'utente, le viti per il montaggio e l'installazione del sistema, una gomma antiscivolo. Poi tra le varie tra i vari accessori che troviamo all'interno troviamo un passacavi in plastica bianca. Poi troviamo questo accessorio in plastica che serve per ancorare le schede video di lunghezza piuttosto generosa, che andiamo, nel caso dovessimo installarle all'interno del nostro case, con queste possiamo tenerle belle ferme. Questo che è un tappo, diciamo, per una unità frontale, una disk frontale. Poi andremo a vedere poi appunto dove possiamo inserirlo. Troviamo queste chiavette per la sicurezza, possiamo appunto chiudere la nostra, il nostro frontale con le chiavette e evitare che qualcuno possa accedere ai nostri e rimuovere quindi i nostri hard disk. Troviamo delle etichette, esattamente 8 etichette, come 8 sono i drive che possiamo estrarre tramite l'hot swap, e questo frontalino Silverstone che possiamo andare ad applicare sulla parte appunto frontale dove c'è il tasto di accensione. Vedete, possiamo inserirlo qui e via. Allora, andiamo a dare dunque uno sguardo, metto un attimo da parte tutti questi accessori, diamo uno sguardo veloce a quello che è il Silverstone DS 380. Allora, parliamo appunto di questo case dalle dimensioni contenute, quindi small form factor, adatto per storage, quindi NAS o comunque volendo anche multimedia center, però essendo dotato di hot swap di 8 dischi e non essendo dotato di
la possibilità di inserire un'unità ottica da 5,25, direi che è sicuramente più indicato come sistema di storage, quindi cabinet per lo storage. Stiamo parlando di un prodotto che si trova online ad un prezzo di circa 150 euro. E quindi non è proprio un prezzo molto contenuto, ma andremo a vedere che per le caratteristiche tecniche che ha è un prezzo più che ragionevole, nel senso data la qualità costruttiva e le feature del quali è dotato. Parliamo un attimo subito di dimensioni. Abbiamo 285 mm in altezza per 211 mm di larghezza e 360 mm di profondità. Ora andiamo a descrivere subito quello che è l'aspetto estetico del prodotto. Quindi troviamo davanti questo sportello in alluminio satinato di un color nero o comunque grigio molto scuro, ma mi sembra nero, striato e quindi satinato, molto molto bello alla vista. Abbiamo il grosso tasto di accensione accanto appunto al logo del produttore con un LED di status. Questo pannello ovviamente lo possiamo aprire, all'interno del quale troviamo dunque 8 bay hot swap che possiamo rimuovere velocemente. I bay sono completamente in plastica. Andiamo a reinserire, adesso si sposterà tutto perché avevo già smontato la parte interna per farvela vedere bene, adesso ho già fatto un danno, ecco qua, vabbè, comunque adesso poi lo andiamo a vedere bene. Abbiamo due porte USB 3 sul frontale, accanto a uscita per le cuffie e l'entrata del microfono. Abbiamo dunque di nuovo il tasto di accensione, che è riportato tramite la molla da quello davanti, e il tasto di reset. Abbiamo qua i due LED di accensione e attività e via. La parte interna è in plastica, così come sono in plastica i bay, mentre, come dicevo prima, lo sportello frontale è in alluminio. Accanto troviamo dunque la serratura per poter bloccare la porta allo sportello frontale, e sul lato destro non troviamo assolutamente niente. È il lato che ci servirà per montare dunque tutto il sistema e quindi per accedere all'interno del sistema. Giriamo invece dall'altra parte, dove troviamo invece una paratia e una griglia per le due ventole da 120 mm che sono già installate all'interno del case, quindi che vengono fornite in dotazione con il case. Notiamo subito, immediatamente, che a parte la bellezza estetica di come è fatto, la griglia è magnetica, quindi possiamo rimuoverla facilmente per andare a pulire il filtro delle due ventole da 120 mm posizionate in immissione di aria fresca. Quindi possiamo semplicemente rimuovere e reinserire il filtro molto molto velocemente. Lo chassis è in alluminio e acciaio, appunto tranne la parte frontale e la parte relativa ai filtri, che sono in plastica. Quindi questo lato è caratterizzato da appunto le due ventole laterali. La parte superiore, spero di riuscire a farvela vedere in maniera piuttosto decente, ecco, presenta un altro alloggio per una ventola da 120 mm ed è dotata anch'essa di filtro che è anch'esso magnetico. Vediamo se riesco a toglierlo. Sì, filtro magnetico, che è facilmente rimovibile e poi si può reinserire molto bene. Adesso vediamo se riesco a posizionarlo come era prima. Ok, diamo uno sguardo sul retro invece. Allora, la parte posteriore troviamo una ventola da 120 mm in estrazione, la parte per il back delle schede madri,
due slot di espansioni per appunto le schede di espansioni, dove potrete ad esempio inserire una scheda video piuttosto che non so, una scheda di rete aggiuntiva nel caso volessimo fare un NAS dotato per esempio di link aggregation e quant'altro, lo spazio per inserire l'alimentatore SFX, e qua possiamo notare già, poi lo vedremo bene aprendo il case, abbiamo un altro scompartimento per delle unità da 2,5 che adesso andiamo a vedere. Quindi, come dicevo, la parte laterale destra non presenta nulla di particolare. Vediamo invece la parte sotto, la parte inferiore. Allora, la parte inferiore è caratterizzata da quattro gommini antiscivolo e questo spazio dove sono presenti, adesso non ci sono in realtà perché le ho tolte io, due viti che servono per ancorare la struttura degli hard disk interna. Ora andiamo a vedere la parte interna appunto di questo prodotto. Per assemblare il sistema bisogna rimuovere quindi la parte destra, ovviamente se guardiamo dal davanti il prodotto. Poi rimuoviamo dunque le viti inferiori, quelle che vi ho appena citato, le due viti inferiori. Rimuoviamo, scusate, i vari bay. Adesso ci metterò un attimo, ci metto posto, posso appunto rimuovere tutti i bay che sono in plastica, come vi dicevo. E una volta effettuata questa operazione, possiamo rimuovere quello che è lo scompartimento relativo appunto ai dischi. Adesso, ok, basta svitare altre 4 viti, 2 superiori e 2 inferiori, e rimuoviamo questo che non è nient'altro che appunto la struttura interna per alloggiare i vari bay. Ora sposto un attimo i bay così vi faccio vedere un po' più nel dettaglio com'è fatta questa struttura. Allora, questa struttura, come potete vedere, contiene appunto gli 8 bay. Sulla parte interna, essendo montata così, quindi sulla parte interna della struttura, vi è questa paratia di plastica che possiamo rimuovere nel caso volessimo aggiungere una scheda video di dimensioni maggiori, e quindi possiamo inserire schede video di fino a 28 centimetri quasi, 27 e rotti centimetri, semplicemente rimuovendo questa parte qui e quindi inserendo una scheda video più lunga. Ed è una cosa effettivamente molto comoda per un sistema comunque così di dimensioni compatte. Notiamo inoltre che il retro di questa struttura presenta la scheda dove possiamo collegare appunto i vari hard disk sulla scheda madre. Troviamo la parte dei connettori sia a destra che a sinistra. I connettori, quelli a sinistra, a parte che li riconosciamo perché c'è scritto SATA, permettono appunto l'inserimento di il collegamento di dischi SATA o SAS singoli. Altrimenti, se abbiamo dei dischi SAS doppi, possiamo collegarli ai connettori SAS per l'appunto. Quindi, nel nostro caso, quando andremo a montare il sistema, li monteremo sotto i SATA. Come fare? Vabbè, adesso vi faccio poi vedere un attimo come collegare e quali prodotti consiglia Silvestro, ne consigliamo anche noi in questo caso utilizzare per fare questi collegamenti. Lo mettiamo un attimo da parte, vi faccio vedere che appunto, come vi dicevo, questa struttura interna è in grado di ospitare, basta rimuovere queste due viti, dei quattro dischi da 2,5. Quindi abbiamo la possibilità appunto di inserire dischi da 2,5 più questi 8 da 3,5 o altri 8 da 2,5, ovviamente, per arrivare a un totale di 12 dischi.
nella parte interna, dunque possiamo chiudere un attimo lo sportello, vedere, abbiamo le ventole con i vari cavi e i collegamenti per il pannello frontale. Abbiamo lo spazio per la nostra scheda madre Mini TX e questo è quanto, il montaggio è molto semplice. Per collegare i vari dischi ed alimentarli, dunque, dobbiamo inserire due connettori Molex direttamente dall'alimentatore al retro del nostro carrello per i dischi, accanto al quale possiamo anche collegare le due ventole da 120 mm, mentre se vogliamo, se nel caso volessimo inserire i dischi da 2,5, le unità da 2,5, possiamo utilizzare, come ci consiglia anche Silverstone e come vi consigliamo anche noi, degli sdoppiatori prodotti e commercializzati da Silverstone stessa. Parliamo del modello CP06E4, che è uno sdoppiatore di corrente per i SATA da 1 a 4 SATA, un modello CP06E2 che sdoppia a 2 SATA. Quindi se il vostro alimentatore non ha abbastanza connettori, potete tranquillamente acquistare separatamente ed utilizzare questi sdoppiatori che poso un attimo. Adesso io monterò il sistema con 6 dischi e lo farò utilizzando l'alimentatore di Silverstone SFX Form Factor da 300 watt, che è anche un 80 plus bronze come certificazione. Quindi adesso ci sarà il taglio del video e vedremo poi come è stato montato il sistema e come si presenta una volta montato. Bene, abbiamo dunque installato il nostro sistema all'interno del Silverstone DS380. Abbiamo installato 6 hard disk da 3,5, abbiamo messo gli ultimi 4 bay in fondo più i primi 2 in alto, come possiamo vedere. Abbiamo installato questi 6 hard disk. L'installazione non risulta essere velocissima, perché comunque stiamo lavorando in uno spazio piuttosto ristretto, ma abbiamo visto che possiamo, essendo tutto rimovibile, riusciamo comunque a lavorare piuttosto comodi. Per quanto riguarda il cablaggio, ora in questo caso noi abbiamo optato per l'installazione anche di una scheda video AMD HD 4770, che ci ha dovuto anche far togliere dal terzo bay, partendo dall'alto, il supporto che vi dicevo per l'installazione di schede video più lunghe. Dicevo, avendo messo questa scheda video, lo spazio per i cavi si riduce ulteriormente. Io ho utilizzato, visto che non ho inserito hard disk da 2,5, ho utilizzato il suo spazio come porta cavi, diciamo. Risulta essere tutto un po' così, un po' confuso e più che confuso, un po' disordinato, ecco. E ho collegato soltanto 4 dischi su 6 e abbiamo la possibilità quindi di cavarne ancora altri 4 nel caso utilizzassimo tutti e 8 i bay frontali più altri 4 sul posteriore. Quindi consigliamo l'utilizzo di cavi SATA rounded, quelli tondi e sottili, così da occupare meno spazio e favorire anche la circolazione dell'aria. Comunque lo spazio per lavorare c'è, ovviamente nel caso dovessimo metterci le mani vicino dobbiamo per forza di cose rimuovere tutto quello che è il settore degli hard disk frontali, proprio per lavorare con comodità. Qua in alto avevo citato prima lo spazio per la ventola da 120 mm, ovviamente mi sono sbagliato, perché lo spazio è
questo filtro è per la ventola dell'alimentatore. Adesso forse riesco, vediamo se ce la faccio a rimuoverlo. Eccola qua. Per l'alimentatore SFX, che essendo rivolto con la ventola verso l'alto e con la ventola in estrazione, abbiamo ovviamente l'apertura con il relativo filtro per la polvere. Quindi prima ho avuto un piccolo lapsus. Quindi, che dire, la qualità costruttiva è sicuramente eccellente, un prodotto che, se solleviamo una volta completo, inizia a pesare anche discretamente. Abbiamo la possibilità di rimuovere e inserire eBay molto 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 velocemente. Abbiamo due scatti, il primo e il secondo, che si inserisce all'interno della piastra di controllo, appunto, dei dischi. Ha un'ottima qualità costruttiva, espandibilità a non finire. Per un NAS è veramente la morte sua, come si dice, è veramente comodo. Vi consiglio di guardare la recensione completa che trovate qua sotto nella descrizione, c'è il link. Detto questo, aspetti negativi non ne riesco a trovare al momento. Magari nella recensione completa riuscirò a trovare qualcosa, ma al momento vi dico di no, anche soprattutto anche perché sono stupidate. Però, ad esempio, le slot di espansione posteriori non sono di quelli che si rompono e si buttano via, ma possiamo riutilizzare e richiudere, appunto, le fessure tramite appunto i copri fessura, che si possono reinserire. Detto questo, guardate la recensione completa, link nella descrizione. Ah, ecco, forse un punto negativo tra virgolette sono questi condensatori sporgenti molto molto grandi. Diciamo che se il sistema è acceso non conviene toccarli, e comunque bisogna fare attenzione quando si maneggiano i cavi, perché se con il pollicione per sbaglio andate a piegare uno di questi e magari lo rompete, essendo comunque molto molto grandi, potete compromettere il funzionamento del sistema. Detto questo, da Angelo, dalla redazione di Extreme Hardware, è tutto per ora. Un saluto, ciao a tutti.